accidenti che tardi, come scorre in fretta il tempo. Amiche ed amiche, posso solamente darvi un piccolissimo salutino. Anche amici vi saluto, ciao 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 ciao. La mia agenda è sempre piena. Scusate un attimo che devo guardare. Allora, 16:05, allora dove devo andare qua? Dunque, prima di tutto devo telefonare al produttore, sì. E poi al regista, poi alla biblioteca. Oh, aiuto, aiuto. Allora, pronto? Scusi, pronto, scusi, sì, mi spegge, sì, non sì, vorrei, sì. Non vorrei pronto, voglio parlare subito con il direttore. No, non c'è. Ma come? Gli devo parlare entro 35 secondi, va bene? Ma scusi, mi spiego, dove sta correndo? Porti pazienza. Dunque, adesso, dottor Buca, le dico quali. Seguiamo sì. Il calendario qui. Sì. Ho un incontro sì. Fra poco, meno di mezz'ora, con la dirigenza del Golf Club. Golf Club. Dopodiché devo essere presente alla riunione del comitato delle ricamatrici per poi correre dalle dame del bridge. Ma scusi, mi spiace, le ricordo che dobbiamo iniziare la trasmissione. Giusto. La trasmissione. Sì, ma quanto tempo possiamo dedicare alla trasmissione? Il tempo che è necessario per fare una trasmissione. Dottor Buck, quantifichi, non sia superficiale. Ma no, ma dipende naturalmente dai libri che leggeremo. Io non ho tempo, non ho tempo da perdere. Sia preciso, esatto, al secondo. Lo sa che il tempo è denaro e quindi bisogna utilizzarlo al meglio. Avanti, ottimizzare gli appuntamenti e gli impegni. Io ho scritto ma tutto. Mi sembra un po' frenetica adesso, cara Miss Page. Io frenetica? Sì. Io frenetica? No, calmissima. No, ma dicevo così, calmissima. È lei che è troppo rilassato e che magari lei è sempre il solito tipo che rimanda al domani, al dopodomani, fra tanti anni, è quello che avrebbe potuto fare già ieri, l'altro ieri. Ma bisogna riflettere qualche volta, bisogna prendere tempo per decidere al meglio. Guardi, per lei la riflessione è solo pigrizia. Lei si ferma su ogni facezia, perde tempo per ogni... Per ogni inezia, volevo dire. E vado in Svezia con la zia Lucrezia. Non ci siamo. Scusi, non, che cosa c'entra la zia Lucrezia era solo per fare la rima. Con lei perdiamo sempre tempo e arriviamo sempre in ritardo, sempre e non arriviamo mai al dunque. È in arrivo sul binario 827 l'accelerato diretto a dunque. Ferma A. Perciò, infatti, pertanto e bene. Vagone ristorante in coda. Mi scusi, che cosa sta succedendo? Lei ha detto che non arriviamo mai al dunque, so che c'è un treno che ti porta al dunque direttamente, un accelerato, si può fermare un po' dappertutto. Questo punto, prima che la situazione precipiti completamente e che magari qualcuno si possa far male precipitando la situazione, direi che è il caso di passare subito alla nostra sigla. Oh mamma mia, vedo un gattaccio! Oh che paura, resto di ghiaccio! Topino scappa, quello ti parla. Bene, il topino se l'è cavata. Ma tu micione, che gran bravata! Non si spaventano così i topini. Sono così teneri, così carini. Quanto a papparseli, non è elegante? Anzi, diciamolo, è bruttissimo. E se un bel giorno toccasse a te? Se ti pappassero come un bignè. Forza, ti ho detto, molli sorcetto. Ti verso il latte, so che ti piace. Purché i topini li lasci in pace. E quando tutto l'avrai bevuto? Dirò la storia di un gatto astuto. Che sta in montagna fra gli orsi e i lupi. E non si sogna di mangiar topi. Perché la favola sembra una festa? Te la leggiamo una riga a testa. Drizza le orecchie, stai zitto e ascolta. Così comincia. C'era una volta. Ma dottor Buck, dopo un inizio così burrascoso, possiamo passare alla nostra prima storia? Che guarda caso parla di una persona, di un personaggio che andava sempre di fretta, ma a un certo punto ha dovuto anche lui... leggiamo questo. Posso dire una cosa ai nostri amici? Sì. Sicuramente non è la sua biografia. Va bene. Allora. Drin! La sveglia del tic-tac risuona allegra. E tardi! Babù guarda l'ora mentre si prepara. Sciarpa, cappello, orologio. L'orso è pronto per uscire. L'orso attraversa veloce le strisce facendo cadere il cestino del piccolo Batì. Ehi, che modi! Esclama mamma Mabruk. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. È tardi! Babù prosegue dritto senza nemmeno aiutare la tartaruga a raccogliere il panierino. L'orso arriva al molo, sale sul battello e all'arrivo si lancia fuori facendo cadere una ciambella in acqua. Splash! Che modi! Esclama Tabata che quando si emoziona balbetta. Tic-tac, 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 tic-tac. È tardi! Babù prosegue dritto, senza nemmeno aiutare la giraffa a raccogliere il salvagente. L'orso
sale sul monopattino ed inizia a correre passando su una pozzanghera. Per tutti i ghiacciai del Polo Nord, che modi! Esclama Pablo. Ma tic-tac, 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 è tardi! Babù prosegue dritto, senza nemmeno aiutare il pinguino a raccogliere il suo cappello. Ding dong dong! La lancetta corta della torre dell'orologio segna le 9 in punto. È ora di aprire l'ufficio oggetti smarriti. Le talpe spazzine ogni mattina puliscono le strade, raccolgono gli oggetti persi e li portano a Babù. L'orso, sempre alla stessa ora, fa un elenco delle cose ritrovate e poi cerca di restituirle ai proprietari. Cosa conterranno oggi le ceste? La fila è già arrivata alla grande quercia. Grembiule, cesta, lista e via. Si comincia. Buongiorno, compare Marmottina. Cosa ti sei persa questa volta? La mia collana di perle. È questa, dice Babù dopo aver spuntato la lista e frugata nella cesta. È proprio lei. Grazie, Babù. Avanti il prossimo. Din, don, don. Sono le 12 e la coda non accenna a diminuire. Io cerco l'apparecchio per i denti, ma mi accontento di un frullatore nuovo. Ma non ci provare, messer formichiere. Mi scusi, gentil orso. Ieri sera, dopo essere sceso dalla carrozza... Mi dica che cosa cerca, Lord Dog. Un bastone con la punta d'oro. Niente bastoni, si faccia da parte. Ehi, che modi! La lista delle richieste è talmente lunga che Babù dimentica quanto ciascun oggetto sia importante per chi l'ha perso. Ding, dong, dang. Già le 2. Babù è stravolto. Oh. La mia torta di mirtilli è sparita! Ma chiedi ai tuoi capretti, mamma capra. Hanno i baffi ancora sporchi di marmellata. C'è chi ha smarrito il cappello, qualcuno cerca il papillon e qualcun altro si dispera per il portacipria. C'è persino chi ha perso suo marito. Qualcuno invece sembra avere perso la testa. Avanti il prossimo, non perdiamo tempo. Babù non si ferma un attimo, fino a quando le ceste restano vuote. Che giornata! Il sole sta calando. Bisogna fare presto, altrimenti perderà l'ultima corsa in battello. A proposito, che ore sono? Uno sguardo al suo tic-tac. Ma dov'è? L'orso guarda giù, sopra e sotto, ma nell'ufficio non c'è traccia del suo bello orologio. È un regalo di Babbo Bubà e Babù ci è molto affezionato. L'orso percorre all'indietro la strada che ha fatto stamattina e chiede al pinguino. Non trovo il mio tic-tac, mi aiuti? Per tutte le renne di Babbo Natale, non posso, è tardi. Pablo si allaccia i pattini e parte. Babù torna al battello e chiede alla giraffa. Non trovo il mio tic-tac, mi aiuti? No, non posso, è tardi. Tabata tira sull'ancora e parte. L'orso chiede alla tartaruga. Ho perso il mio tic-tac, mi aiuti? Non posso, è presto. Come? Ripassa più tardi, ora abbiamo da fare. E così mamma Mabruk si carica sul guscio il piccolo Batì e parte. Toc, toc, toc. Cucù, che ci fai qui, Babù? Dice un uccellino affacciandosi dalla sua casetta sull'albero. Ho perso il mio tic-tac, mi aiuti? Senza il mio orologio mi sento perduto. Non tutti i mali vengono per nuocere, Babù. Che vuoi dire? Ti vedo sempre passare di corsa, senza fermarti. È tardi, è tardi! C'è un altro tic-tac che nella fretta non ascolti mai. Segui i tuoi battiti e lo ritroverai. Aspetta, dove vai? Cucù prende la rincorsa e plana verso il molo. Per lui è tempo di pesca. Così Babù resta solo. Ora è lui ad avere bisogno degli altri. Che fare? Ma? Tum, tum, tum. Un momento. Da dove viene questo rumore? Beh, è la prima volta che Babù sente questo rumore. E cosa sarà?
Non è mai troppo tardi, di Valentina Rizzi e Francesca Carabelli, sarà la soluzione. E dottor Bucca? Dica tutto. Dottor Bucca. Mi dica tutto. Allora, qualche volta bisogna rallentare un pochino, vero? Assolutamente oh, sì, è proprio vero, bisogna rallentare per avere la possibilità anche di pensare, di riflettere sulle cose ma più sa, belle. Ma sa che un nostro amico che abbiamo conosciuto anche tempo fa, Massimo Montanari, ha scritto anche una filastrocca senza fretta, che adesso vi leggiamo. Filastrocca senza fretta. Chi vuole andare forte, ora la smetta. Sappia chi va sempre di corsa che la lentezza è una risorsa. Andare piano vuol dire osservare. Chi corre sempre, lasciamolo andare. Se è vero che il mondo è una giostra che gira, la corda del freno subito tira. Chi nella vita si muove più lento, ad ogni cosa è sempre più attento. Ad andar piano si arriva comunque e soprattutto si arriva ovunque. Chi va veloce non sa dove arriva. Se finisco la frase, diventa cattiva. Oh, benissimo. Altre filastrocche divertenti in Schiocca, schiocca, filastrocca di Massimo Montanari. Ma noi adesso dobbiamo andare di corsa, dottor Bucca, perché? Perché dobbiamo annunciare il nostro servizio. E allora? Non corriamo a precipizio, è il momento del servizio. Amici ed amiche, ci troviamo oggi in un particolare museo, anzi in un ecomuseo, dove si fonde la storia e la vita di tutti i giorni degli abitanti di questo territorio, di Canneto sull'Oglio e non solo. Ma a questo proposito, ecomuseo, che cosa significa? Lo vogliamo chiedere direttamente alla storica Marida Brignani, che veramente di tradizioni popolari e di vita anche sul fiume, sull'Oglio e sul Chiese se ne intende veramente tanto. La differenza, professoressa, tra l'ecomuseo e il museo tradizionale? L'ecomuseo è un museo molto molto speciale, perché coniuga, mette insieme due cose che normalmente non vediamo contemporaneamente. Quindi un museo più il paesaggio, il territorio, la storia del territorio. E questo perché? Perché quello nel quale ci troviamo in questo momento non è un museo vero e proprio, è una esposizione, è un centro di documentazione, quindi l'esposizione di tanti oggetti, tante cose, tante memorie, tanti racconti che sono stati raccolti nel territorio circostante. E sono raccolti qui perché da qui si può partire per andare a visitare realmente i luoghi dai quali provengono. Quindi ecomuseo con un centro che qui a Canneto sull'Oglio, con tanti oggetti curiosi, interessanti, ma che deve far venire voglia di andare a scoprire il territorio vero e proprio. In quante sezioni si suddivide l'ecomuseo? Questo ecomuseo si suddivide in tante sezioni, sono circa 15 sezioni. In realtà il racconto è unico, si passa da una sezione all'altra per raccontare la vita di questa zona, la vita di questo territorio, la vita delle popolazioni che l'hanno abitato, a partire dalla preistoria. Quindi abbiamo una sezione che parla di geologia, come si è formato questo territorio, un'altra sezione di paleontologia, i fossili che sono stati trovati proprio nei due fiumi, l'Oglio e il Chiese, e poi di nuovo l'archeologia con la preistoria e poi la sezione romana. E poi si passa a tempi più vicini a noi, attraversando tutti i lavori che le persone di questa zona hanno fatto, facevano, la loro opera per costruire il territorio che abbiamo oggi. E poi si parla anche di natura, si parla di cultura, si parla di tradizioni popolari, si parla di costume, si parla della vita quotidiana. Quindi ogni sala è dedicata a un aspetto diverso di questo territorio. La nostra trasmissione è dedicata al pubblico giovane. Qual è la sezione che attira maggiormente il piccolo, il giovane visitatore? Allora, i più piccoli sono sicuramente attratti dalla sezione del giocattolo,
Ci sono all'interno di una sezione che è chiamata Casa e Bottega, perché mette insieme le attività più strettamente familiari delle mamme e dei genitori che lavoravano anche all'interno dell'abitazione, i piccoli artigiani, con questa sezione del giocattolo preindustriale. Questi bambini in casa, di solito in abitazioni di persone poco abbienti, erano in grado di utilizzare con l'aiuto dei genitori i materiali di risulta, di scarto, quello che avanzava da altre lavorazioni per costruire i giocattoli, come del resto i bambini hanno sempre fatto. Fin dalla preistoria i bambini hanno sempre giocato con tutto quello che trovavano e che c'erano, con una creatività straordinaria. E abbiamo dei volontari che insegnano ancora oggi ai bambini a costruire questi piccoli giocattoli fatti in casa, fatti con le proprie mani. Quali sono le domande più curiose che vi vengono poste? Le domande curiose sono infinite, dipende dalla sezione. A volte ci sono domande curiosissime su oggetti che sembrano avere una funzione, in realtà ne avevano una completamente diversa, oppure nella sezione in cui abbiamo la sezione ornitologica, dove ci sono gli uccelli, quella dove ci sono gli animali e la caccia e la pesca, queste ricostruzioni di ambienti naturali con animali che sembrano sbucare, veramente venirci addosso e venirci incontro. Quindi le domande sono diversissime e a seconda dell'età anche le curiosità sono diverse. È una civiltà fondata sul fiume Oglio, sul fiume Chiese. Ma perché l'Oglio veniva chiamato l'autostrada dell'antichità? Veniva chiamato autostrada dell'antichità perché quando questa zona era completamente coperta di boschi e foreste, e abbiamo ancora le tracce di queste foreste antichissime, ritrovate appunto nell'alveo del fiume, quando il fiume è particolarmente basso, la via più breve e più semplice era proprio quella dell'acqua. E proprio in questa sezione, in questa sala, abbiamo le antiche piroghe che solcavano il fiume per trasportare merci, animali, persone e qualunque tipo di cosa. Che cosa vi piacerebbe che una persona portasse a casa dopo aver visitato questo centro di documentazione, possiamo dire così? Certo. Questo ecomuseo. Questo, allora, centro di documentazione dell'ecomuseo. Che cosa vorremmo che portasse a casa? Innanzitutto la voglia di tornare, perché sicuramente in un'unica visita non si riesce a vedere completamente quello che c'è. Quindi la voglia di tornare e di approfondire. E poi, come dicevo prima, la voglia di scoprire anche tutto il territorio che c'è intorno. Questo ecomuseo è composto da una convenzione fatta fra 12 diversi comuni che sono tutti dislocati lungo le rive del fiume Chiese e del fiume Oglio conservano tracce antichissime, tracce importantissime della cultura e della vita delle persone che hanno vissuto lungo questi fiumi. Noi ringraziamo la professoressa Marida Brignani, le auguriamo un buon lavoro. Grazie. Buon lavoro anche a tutti i volontari che portano avanti questo ecomuseo che si trova proprio sopra il Museo del Giocattolo, e l'invito lo reiteriamo a tutte le persone che ci stanno guardando e ascoltando. Venite a Canneto sull'Oglio, un paese tutto da scoprire. Abbiamo imparato da questi libri, cara Miss Page, che qualche volta è necessario rallentare per poter riflettere, per poter pensare, sì, per poter prendere delle decisioni che siano abbastanza equilibrate. Ecco qua. Scusi, dottor Book, perché ha tirato fuori uno specchio? Non lo immagina? Beh, guardi, allora, me lo dia qui un attimo, ma prima della trasmissione controllo sempre di essere a posto, Ecco, ma... No, non è lei, ma le posso dire che c'entra con quello di cui stavamo parlando. E cioè? Senta, che cosa fa uno specchio? Uno specchio che cosa fa, dottor Book? Riflette! Riflette un'immagine, appunto, riflette, è un oggetto riflessivo, per cui è adatto alla lentezza, quindi se vuole... No! Vuole partire? Perché questa domanda? Ha detto treno, no, quindi credo che debba fare il biglietto, no, treno. La no. Mia è una negazione rafforzata! Come hai detto una negazione? Rafforzata!
per dire che assolutamente non sono d'accordo con lei. Namsirina, sì, la vita la vuole sembrare, la vuole ascoltare una bella storia. Che cosa c'è sotto questa sua nuova trovata? È la storia di un personaggio che se la prendeva comoda nel vero senso della parola, era tranquillo, non aveva tanti problemi. E le sembra bello essere tranquilli? Oggi è necessario essere efficienti, produttivi, ricettivi, sportivi e detersivi. Lei non prende mai niente sul serio. La vuol sentire questa storia? Dai, la sentiamo questa storia. Se proprio insiste e va bene. Le farà bene, sa, questa storia. È terapeutica questa storia. Si calmi, si sieda. Ah no, non abbiamo da sederci. No, va bene. Non possiamo sederci. Stia in piedi. Efficiente. Sia efficiente, produttivo e ricettivo. Ripeta con me. Efficiente. Produttivo e ricettivo. Detersivo. Andiamo avanti. Già da piccolino, Paco amava molto rimandare all'indomani quello che avrebbe potuto fare subito. E quando i genitori gli chiedevano di riordinare la sua camera, lui rispondeva: «Non oggi. Oggi mi riposo. Magari domani». Quando i suoi compagni lo invitavano a scendere dall'albero per andare a giocare con loro, lui diceva: «Non ne ho voglia, sto bene qui, magari domani». E quando più tardi tutti si inquietarono perché perdeva tempo invece di andare a cercare un lavoro o di farsi una famiglia o semplicemente di trarre profitto dalla vita, sempre con lo stesso distacco, Paco replicò: «Magari domani, magari domani, magari domani». Solo che un giorno arrivarono i castori. Erano numerosi, molto numerosi e armati fino ai denti. Cominciarono a tagliare alberi per costruire una grande diga sul fiume. Molti alberi. Paco li guardò cacciar via i suoi compagni, uno dopo l'altro, senza reagire. A chi osava domandargli aiuto, Paco spiegava: «Oh, è l'ora del riposino, spiacente, magari domani». A poco, la foresta si svuotò e Paco rimase ben presto l'ultimo abitante. Fino a quel famoso domani. Per Paco era un domani come gli altri, un domani tranquillo e solitario, con la sola differenza che questa volta i castori attaccarono il suo caro albero. «Ehi, aspettate, che cosa state facendo? Oh, ma sono matti questi castori! Ehi, oh, qualcuno può aiutarmi?» Silenzio. Per la prima volta Paco sentì il cuore battere più in fretta. Senza il suo albero sarebbe morto di sicuro. Avrebbe dovuto scovare ogni giorno qualcosa da mangiare, trovare ogni sera un posto nuovo in cui ripararsi. Tutte cose che era riuscito ad evitare nel corso di quei lunghi anni. Neanche a parlarne. Interpellò il capo dei castori. «Ehi, lei, con le orecchie grandi, lo sa che state per fare un'enorme sciocchezza?» Il capo dei castori fece segno agli altri di interrompersi. «Questo albero è un albero magico. Durante la stagione delle piogge attira delle piccole rane blu che vengono a deporre le uova tra le sue foglie». «Delle rane blu? Ci prendi forse per marmotte?» Ma no, ve lo assicuro. Una volta all'anno quelle si arrampicano a due fino alla cima dell'albero. Quando le uova si schiudono, il papà trasporta i piccoli in una sacca d'acqua all'interno del tronco. Dovreste vedere come sguazzano con le loro coscette grassottelle. «Ne sai di cose tu, disse il capo dei castori intenerito. «E perché passo molto tempo a osservare la natura? Per esempio, scommetto che non avete nemmeno notato quel buffo ramoscello. Ebbene, non è un ramoscello, è un insetto. Per sfuggire ai suoi predatori può restare così per ore senza muoversi». Affascinati, i castori ascoltavano con attenzione. «E non vi ho ancora parlato di queste farfalle con due enormi occhi sulle ali, di queste lucertole in grado di camminare sull'acqua o di questi uccelli dalle piume di arcobaleno». «Siamo molto curiosi. Dai, vai avanti, raccontaci le loro storie». Ma le racconterà? Che cosa mai succederà
vi consigliamo di leggere questo bellissimo libro dedicato a Dottor Book, Magari domani, di Michel Escoffier. Ed ora, Dottor Book, tic-tac, 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 dobbiamo ringraziare i nostri bravissimi tecnici, vero? Sì, che oggi sono Luca ed Enzo. Oh, benissimo, dobbiamo ringraziare la Jolly. La libreria Jolly, sì, allora, sì, sì. Allora, uno sforzo di memoria. Claudio, Roberta, Katia, Fabrizio. Oh, e tutti voi che siete dall'altra parte dello schermo, grazie. E qui finisce questo libretto. Finisce quello che abbiamo letto. Non più parole. E illustrazioni. Non più racconti. E conclusioni. Ma tanti libri. Resta da leggere. Sono centinaia. Anzi, diciamolo. Sono migliaia. Leggi alla sera. Leggi al mattino. Su tuo balcone. O nel giardino. Leggi col sole. O quando piove. Vecchie parole. O storie nuove. Ma è meglio leggere. In compagnia. Tu la tua frase. Ed io la mia. Un altro metodo. Miglior non c'è. Tu leggi a me. Io leggo a te. Alla prossima. Ciao.